Cosa che devo dire, voglio ringraziare il nostro direttore generale qui dell'ANCI, Pierluigi Vinai, che è stato l'ideatore di questo ANCI Tour. Cosa vuol dire? Vuol dire avere subito un contatto con tutti i sindaci piccoli dei piccoli comuni, che devo ringraziarli perché hanno aderito per l'85% a questa iniziativa. Su 183 sindaci che abbiamo, l'85% ha aderito e abbiamo sviluppato tutta una serie di problemi, problematiche che abbiamo nei nostri comuni. Soprattutto abbiamo parlato della legge dei riallacci, piano sociale integrato regionale, bozza dell'urbanistica, fondi Covid, DPCM 24 settembre, piani antincendio boschivo, poste banche. Indubbiamente le problematiche sono state tante e noi ci siamo impegnati come ANCI a cercare di risolvere. Presto daremo subito le informazioni, le prime le abbiamo date a voce, ma daremo delle spiegazioni subito con dei messaggi sulle tutte le domande e le richieste che ci sono state fatte dai comuni. È molto interessante perché perlomeno abbiamo avuto un primo contatto. Ci siamo ripromessi, passato la pandemia, di andare a trovare i sindaci e i comuni. Ai sindaci colleghi anche per vedere di sviluppare quelle che sono le problematiche interne dei loro comuni. Specialmente per i comuni dell'entroterra abbiamo problematiche della neve, del poter avere ancora dei fondi per poter portare il sale, la galaverna che c'è stato che ci ha colpito fortemente e poi soprattutto in questo momento anche la problematica per dare una mano con la protezione civile per fare i vaccini. Questa è stata una cosa importantissima, ma non solo per i comuni dell'entroterra ma anche quelli della Riviera, di cui l'ANCI si è data e coi comuni e coi sindaci siamo interessati fortemente a dare la disponibilità dei locali e dare anche un servizio per portare i nostri anziani ad essere vaccinati. I prossimi propositi che ci siamo fatti, abbiamo parlato di poste, vogliamo migliorare il servizio delle poste, abbiamo detto che le poste devono stare aperte, non possiamo tenere i nostri anziani fuori in coda, soprattutto in questo periodo dove fa freddo e c'è la possibilità in certe poste di tenerli dentro al caldo. Abbiamo discusso anche per quello che riguarda che moltissimi comuni della Riviera e soprattutto della Liguria mancano le banche. Molte banche sono andate via anche su dei territori molto importanti. Abbiamo detto che faremo un incontro sia col vicepresidente della regione Alessandro Piano che ha la delega per le poste e abbiamo detto che faremo l'incontro con l'assessore anche che si occupa delle banche in regione in maniera tale da trovare una soluzione e vedere soprattutto come si può fare sui territori per migliorare il servizio. L'incontro per le banche lo vorremmo fare con l'assessore Ferro che si occupa come ha la delega regionale per le banche. E quindi cercheremo al più presto di avere delle risposte, perché molti comuni sono veramente. Ci sono comuni dove c'è produzione e lavoro e manca la sede bancaria per poter fare le operazioni bancarie. A conclusione di questo ANCI Tour che abbiamo fatto in Liguria, la prima cosa, come ho fatto un ringraziamento per il direttore, devo fare un grosso ringraziamento ai miei colleghi sindaci che hanno partecipato con fervore, sono stati ad ascoltare tutte le problematiche e hanno portato anche tante soluzioni che oggi andremo a sviluppare. Ringrazio tutti per la loro presenza.